E carissimi amici, l'abbiamo vista in tutte le forme, in tutte le salse. Siamo andati in allevamento a vedere come nascono, come crescono i grandi bovini di razza piemontese allevati e cresciuti dalle fattorie monregalesi. Abbiamo visto la grande carne, quindi, che ne deriva d'eccellenza, di altissima qualità nello store di Ceva, ma anche negli store di Mondovì e soprattutto nello store online. E adesso, visto che dallo store online è arrivato un bel pacco pieno di leccornie, è arrivato il momento di andare ad assaggiare queste meraviglie. La vedete qua, è la prima, l'immancabile, la regina delle carni piemontesi. Pura tradizione, eh? Questo piatto è pura tradizione. La carne cruda alla piemontese si può fare battuta al coltello, un po' più grande, oppure così, semplicissima. È il modo migliore per capire quando la carne è veramente di qualità, perché la mangiamo cruda e quindi andiamo ad assaggiare. Io personalmente amo sentirne il vero gusto verace, quindi la condisco con solo un pochino d'olio, poco poco pepe e poco poco sale. Il risultato? Qualcosa di incredibile. Non avevo dubbi in merito, ma alle fattorie monregalesi si trova veramente la carne di altissima qualità. La carne piemontese, quella proprio come una volta, quella come piace a noi. E questo è il miglior modo per assaporarla. Si sente proprio la genuinità. E quando la carne è genuina, quando l'animale cresce bene, sano, in tranquillità, in relax, il risultato è questo. Ce n'è parecchia, quindi io vado a mangiarla, vado a degustarla. Rimanete collegati, però, perché ci sono tante altre leccornie, tutte da assaggiare. E guardatela qua, carissimi amici, la meravigliosa costata delle fattorie monregalesi. Finalmente è arrivato il momento di prepararla, ma prima, per curiosità e anche per capire a livello di cottura quanto ci metteremo, andiamo a pesarla. Signore e signori, guardate un po', la bilancia non mente, eh? 1.829, parliamo di 1,8 kg di carne. Carne ovviamente di razza piemontese, carne ovviamente d'eccellenza. E ora ci spostiamo al barbecue perché è ora di preparare questa meraviglia. Carissimi amici, il regalo che ci hanno fatto le fattorie monregalesi è qualcosa di veramente unico e molto molto appetitoso. Abbiamo già visto alcune leccornie, ma è arrivato il momento di vedere la regina di tutte queste leccornie, ovvero questa meravigliosa costata. L'abbiamo vista nascere in allevamento a Carrù. L'abbiamo vista nello store ed è arrivata direttamente a casa nostra. Ma attenzione perché può arrivare anche a casa vostra. Mi basta andare sullo store delle fattorie monregalesi, questa ed altre meraviglie vi aspettano. Iniziamo quindi le procedure. La griglia si sta scaldando. Deve essere caldissima, è bollente perché con una costata del genere, con un pezzo di carne del genere. Cari amici miei, è uno spettacolo. Guardate che meraviglia. Spero di essere in grado, di farla cuocere, ma ci sarà da divertirsi. Guardate che roba, guardate che spettacolo. Mamma mia ragazzi, mamma mia, guardate che roba, guardate che spettacolo. Non so se mi spiego, l'avete vista prima impacchettata, magari non si capiva bene, ora si capisce meglio. Abbiamo quasi 2 kg di carne, eh? 2 kg di carne bovina piemontese di altissima qualità e adesso
la griglia è pronta e quindi andiamo a preparare questa grande eccellenza. La griglia è calda al punto giusto, quindi è arrivato il momento di preparare la nostra costata. La regola che utilizzo io è molto molto semplice, è 1 minuto per ogni etto di carne. In questo caso abbiamo parlato di 1,8 kg, quindi siamo a 18 minuti, ovvero circa 9 minuti su un lato e 9 minuti sull'altro. Essendo una costata particolarmente importante, siamo ai livelli della Fiorentina, bisognerà fare poi ancora qualche minuto sui lati per cuocerla adeguatamente, ma questo lo vedremo dopo. È arrivato il momento di metterla sul grill. La griglia deve scottare, mi raccomando, deve essere caldissima, ustionante, bollente e voilà, ci siamo. Siamo partiti. La nostra costata delle Fattorie Moregalesi è sulla griglia ed è pronta per cuocere. Ci vorrà un po' di tempo, quindi abbiate un pochino di pazienza, ma ogni tanto ci ricolleghiamo e così vi mostro nel dettaglio tutte le fasi della cottura. Intanto andate sullo store delle Fattorie Moregalesi e iniziate a ordinarla anche voi. Sono passati circa 5 minuti, carissimi amici, e la situazione in griglia è questa. Questo non bisognerebbe farlo, aprirlo così, ma vi voglio mostrare proprio dal vivo questa leccornia. Guardate che spettacolo! Beh, non vi rimane altro da fare se volete godere anche voi di questa meraviglia, andare sullo store delle Fattorie Moregalesi. Vi assicuro che ne vale assolutamente la pena. Lasciamola ancora per qualche istante e poi si va a girare. Carissimi amici, ora l'operazione si fa complicata, per questo la facciamo insieme. Sono passati, come detto, circa 9 minuti ed è arrivato il momento di girare la nostra bisteccona. Wow! Operazione difficile, ma voilà! Sta cuocendo alla perfezione. Che meraviglia, ragazzi! Che meraviglia! Come avete potuto vedere, si è staccata dalla griglia in maniera perfetta. Questo vuol dire che i tempi di cottura erano giusti, siamo stati intorno ai 9 minuti. Ora l'abbiamo girata, la lasceremo altrettanto, forse anche qualcosina in meno, e poi andremo a fare l'ultima operazione, perché bisogna fare cuocere adeguatamente anche il nostro spessore, i bordi di questa costata. Voglio fare molta attenzione, perché queste bistecche vanno mangiate al sangue, questa carne è di primissima qualità, di primissima scelta, lo abbiamo visto e quindi bisogna gustarla appieno. Troppo cotta rischia di rovinarsi. Teniamo d'occhio, arriviamo tra poco, andiamo avanti con la cottura. E godetevi questo spettacolo, carissimi amici, la nostra costata sta cuocendo, è quasi pronta, non manca molto, guardate. Che meraviglia questa bistecca, questa costata, guardate che spettacolo questa carne, qualcosa di veramente eccezionale. E quindi ringraziamo ancora gli amici delle Fattorie Morregalesi per averci dato l'opportunità di assaggiare questo loro cavallo di battaglia, questo loro fiore all'occhiello, meraviglioso. La cottura, come vedete, procede molto bene. Adesso arriva però la fase più complicata, se vogliamo, una delle più delicate. Dobbiamo far cuocere allo stesso modo anche i bordi. E quindi, visto che comunque il grill è piccolino, dobbiamo aiutarci e farlo in questa maniera. Un'occasione anche per voi per godere di questa meraviglia, per vederla, seppur da lontano, un pochino più nel dettaglio, Ancora qualche minuto in questa maniera e poi andremo ad assaggiare.
per gli ultimi istanti di cottura, il consiglio che vi posso dare è appoggiatela proprio direttamente sull'osso, così rimane anche stabile, e lasciatela cuocere così, ancora veramente, un minuto, 2 minuti al massimo, non di più, non necessita di molto altro. Questo a cosa serve? Attraverso l'osso il calore si distribuirà in modo omogeneo su tutta la costata e quindi non rimarrà altro da fare che andarla ad assaggiare. E guardatela qui, carissimi amici, la nostra costata finalmente è pronta ed è arrivato il momento di andarcela a degustare. Speriamo che sia ben cotta, ma secondo me sì. Adesso la tagliamo insieme, ce la guardiamo insieme e ce la mangiamo insieme. Il profumo è qualcosa di inebriante, veramente. Il colore è molto bello, quindi penso che si sia anche cotta bene. Meraviglia. Ne ho tagliato un altro pezzettino senza riprendermi, perché se no vi faccio venire un po' il mal di mare col tavolo che balla. Guardate che meraviglia. Non so se si nota la cottura. Una cottura perfetta come piace a me. Uno spettacolo, leggermente al sangue, a me piace così, si può sentire meglio il sapore di questa carne, come abbiamo detto, genuina. È un vero e proprio spettacolo. Quasi 2 kg di carne, meravigliosa. E prima di continuare di mangiarmi questo ben di Dio, mi devo sbrigare perché sennò diventa freddo. Vi rinnovo il mio invito, andate nello store delle Fattorie Moregalesi se siete a Ceva direttamente in loco oppure a Mondovì, altrimenti ordinate online. Questa costata e tantissime altre meraviglie possono arrivare direttamente a casa vostra, quindi ordinatele, non abbiate paura e provate la carne d'eccellenza, la carne piemontese di altissima qualità. Lo abbiamo visto dall'allevamento al negozio fino all'assaggio vero e proprio, una carne eccezionale. Io quindi continuo a mangiarmi questi 2 kg di carne e non andate via, perché ci sono ancora tante eccellenze da mostrare. Vedremo tanti altri pezzi di carne, tanti altri tagli di carne dei nostri amici delle fattorie morregalesi. Ce ne sono di tantissimi tipi, qualcosa l'abbiamo già visto, ne vedremo ancora nei prossimi giorni, quindi come sempre non perdetevi le nostre storie, non perdetevi nemmeno una puntata del nostro viaggio alla ricerca dell'eccellenza dei territori. A proposito di eccellenze, io mi vado a pappare questa. Buon appetito, salutatemi la dieta e ci risentiamo tra pochissimo. E con una carne così meravigliosa, la cosa migliore da fare è dividerla, mangiarla in compagnia. Guardate che meraviglia, ragazzi, che spettacolo! Ne vorrebbe anche Zelda, ma ce la papperemo tutte noi. Evviva le fattorie moregalesi, evviva la carne d'eccellenza, la carne di primissima qualità. E guardatela qui, la brasaola di eccellenza che arriva. Anche questa dalle macellerie morregalesi, le fattorie morregalesi. Anche questa meraviglia può arrivare direttamente a casa vostra, eh. Potete andare nei loro store, a Ceva, a Mondovì, dove potete ammirare dal vivo queste le cornie, ma potete anche ordinarle online e riceverle comodamente presso le vostre abitazioni, dove potrete godere anche voi di questo spettacolo.